La Vecchiaia non è riassunto di quello che sei stato. Io faccio fatica a ricordare, faccio uno sforzo per ricordare. Adesso che ho tendenza a ricordare, temo di diventare vecchio troppo presto. Ecco, dovrebbe essere sempre, anche da vecchi, da adulti, eccetera, restare la curiosità, la voglia di imparare continuamente. Ecco, io dico spesso, le generazioni adulte devono imparare a imparare dai giovani e dai bambini. Cioè dobbiamo imparare da tutti, e c'è molto da imparare dai giovani, che hanno certamente delle capacità. Se io mi metto nei suoi panni alla sua età, riconosco che lei è più sveglia di me, ecco, a quel tempo, no? Perché ha più opportunità. L'importante, ecco, si diventa adulti quando si è responsabili di quello che si fa. Che tu sia un bambino di 3 anni, di 5 anni, la cosa che fai è tua, ecco. Cioè, e quella è la responsabilizzazione continua anche sulle piccole cose. Pensando anche comunque al mio percorso di studi, vedo che molti miei coetanei continuano a proseguire i loro studi, quindi rimanendo comunque a casa con i propri genitori, che comunque ha una sicurezza ed ha anche un certo tipo di comodità comunque avere vivere con i genitori. E vedo che molti giovani, come me, hanno veramente paura di staccarsi dalla propria famiglia o comunque di essere comunque intraprendenti e avere una propria indipendenza, quindi magari si ritrovano ad avere 2 o 3 lauree perché hanno paura di affrontare il mondo del lavoro e quindi si ritrovano a 30 anni che sono ancora a casa con la mamma e il papà e chi li smuove più, insomma, nel senso stanno bene a casa con i genitori. Quindi credo sia veramente questa difficoltà nel staccarsi dalla famiglia, che comunque è una comodità. Se ha tutto, non ci si deve preoccupare di troppe cose, no? Quindi si cerca sempre di continuare questa giovinezza, fa comodo probabilmente. Probabilmente uno diventa adulto quando la responsabilità prevale sulla libertà e sulla fantasia, per esempio. La responsabilità, come diceva prima Marica, di una famiglia e di altre cose, diventa preponderante rispetto alla libertà, perché poi insomma la famiglia sicuramente riduce anche la libertà e probabilmente riduce anche la fantasia. Ecco, forse questo è il passaggio che può avvenire in età diverse, naturalmente, non necessariamente quando uno si sposa o quando fa altre cose. E per quel che riguarda invece la vecchiaia, forse ecco, qui torna in mente la salute. Forse la vecchiaia è quando uno comincia veramente ad avere problemi di salute ai quali molto probabilmente prima non aveva mai pensato. Ecco, io sono in una fase probabilmente di mezzo, perché qualche acciacco comincio ad averlo, quindi ho quasi l'impressione di essere, di cominciare a fare il salto dall'adulto alla vecchiaia per questioni fisiche, però. Anche se spesso io dico che, anche questo è un luogo comune naturalmente, ci sono persone anagraficamente giovanissime che però hanno una testa secondo me da vecchio. E in me esiste anche questo conflitto, perché io dico sempre che io non mi sento né adulto né vecchio, non so, non ho definizione, però al mio fisico quello che penso io non gliene frega niente, lui continua ad andare per la sua strada.